perché dai libri, quelli che insomma occupano il nostro tempo libero, invece andiamo ai libri di scuola. Sì. Allora, c'è questa notizia che di qualche giorno fa, ho deciso di portarvela perché secondo me è paradigmatica, ossia ci fa vedere come sta cambiando l'approccio ai libri, come sta cambiando l'approccio al libro elettronico. Questo è il sito del Ministero dell'Istruzione e in evidenza, li vedete sulla destra, una circolare del Ministero a tutte le scuole che dice sostanzialmente questo: dall'anno prossimo, dal 2012-2013, non potranno esistere soltanto libri di testo solo cartacei, ci dovrà essere per forza anche la versione elettronica, questo soprattutto per favorire poi gli aggiornamenti del libro, oppure solo elettronica. E quindi sostanzialmente qualcosa sta cambiando nel mondo della scuola. Ti aspettavi che arrivasse ora questo cambiamento? Sì, sostanzialmente la cosa è abbastanza matura e comunque ti devi muovere in anticipo, nel senso devi dare l'opportunità comunque alle case editrici e soprattutto poi ai genitori di prepararsi per l'anno prossimo. È stata una buona cosa, infatti. E infatti, Angela, volevo coinvolgerti, visto che hai due figli. È molto utile, già solo il fatto della scuola, del peso, dello zaino, poi soprattutto mio figlio che fa le scuole superiori, devo dire che è una cosa che è molto interessante. Quindi spero che riesca, esatto, Il tragitto molto lungo, penso che sia una cosa molto ma molto utile. Soprattutto loro lo prenderanno sicuramente bene, perché se c'è qualcuno che ha ancora qualche remora sul libro digitale, non è certamente il ragazzo, che è li chiamano nativi digitali, nel senso che non avranno, a caso. Esatto. Ne avranno assolutamente una dimestichezza assoluta con questo mezzo. Noi l'abbiamo visto diverse volte comunque anche in trasmissione com'è possibile avere un approccio, chiamiamolo attivo, con la lettura, attivo con il libro, quindi la possibilità non soltanto di fruire del libro comodamente seduti in poltrona perché per un romanzo, ma anche studiare sul libro. Abbiamo avuto occasione l'altra volta di vedere com'è possibile sottolineare, com'è possibile comunque prendere delle note, condividere magari con altri studenti, certo, quello che stiamo studiando, e quindi sostanzialmente anzi, il mezzo è perfetto. Secondo voi invogliare ancora di più secondo gli studenti sì. con immagini, video e approfondimenti, pensate sì. di sì? Anche il discorso che diceva lui, il fatto di poter condividere anche con gli altri, secondo me la sì. La parte serve social è fondamentale. Molto, molto. No, poi soprattutto abbiamo già visto dei libri, ce ne sono molto pochi, che però danno l'opportunità di vedere video. Mm-hmm. E quindi, oddio, se stai parlando di una battaglia e vedi le immagini magari prese da qualche film che ti magari invogliono, rimani appunto esatto. molto più attento e affascinato a quello che stai leggendo. Sicuramente poi memorizzi anche più facilmente, sicuramente. Più certo. efficace, sicuramente più efficace. E Gianluigi, noi seguiremo questo certo. percorso che faranno appunto le scuole, le case editrici più che altro, no? Sicuramente. E